Complimenti, naturalmente loro fanno parte della Protezione Civile Nazionale dei Templari Federiciani. Come vedete, al di là dell'occuparsi delle persone, dei momenti di difficoltà, fanno anche momenti ricreativi come questo club service, tutti gestiti da donne, ed è questa la cosa che dà valore e senso di comunità all'ordine templare. E adesso io chiamerei qui i vari rappresentanti degli istituti scolastici, se c'è qualcuno della Sant'Alessandra, prego. Buonasera a tutti, io sono Letizia Spadaro, sono la fiduciaria della Scuola dell'Infanzia Martin Luther King e porto i saluti del nostro dirigente Salvatore Lupo, che purtroppo è stato trattenuto da impegni improrogabili da Pachino e quindi si dispiace per non essere potuto venire. Rappresento la scuola, lavoro in una scuola, quindi come comunità la scuola, tutte le scuole, sono delle comunità educanti che trasmettono dei valori, quindi oggi sia una giornata molto importante e quindi non è mai troppo presto per parlare di certi temi ai bambini, iniziando appunto dai più piccoli. Io lavoro in una scuola dell'infanzia e iniziamo attraverso appunto delle attività molto vicine, con parole anche semplici, a parlare di temi molto importanti e a trasmettere i valori. Come appunto diceva qualcuno prima, sì, è la giornata delle donne, ma è la giornata del rispetto, e rispetto sempre e in ogni forma, e quindi già da piccolini si cerca di trasmettere questi valori, il valore del rispetto anche proprio tra di loro quando giocano, quando lavorano, quindi si prendono ecco degli spunti per parlare di valori, valori molto importanti. Abbiamo realizzato in tutte le scuole, credo sicuramente, dei simboli e è parlato molto del tema del rispetto, e così come nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado. Quindi io ringrazio l'associazione Agorà per averci invitato, per aver invitato il nostro istituto, e grazie ancora, buon proseguimento. Grazie a nome di Agorà.